Buongiorno a tutti da Fine in Cucina e non solo. Oggi faremo insieme una ricettina semplice ma sfiziosa. Faremo dei tagliolini freschi con code di gambero, vongole e pomodorini. Poi ci servirà anche del vino bianco, dell'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, se avete il prezzemolo. Può andar bene anche metterci il prezzemolo. Allora, per prima cosa, bisogna sciacquare bene le vongole. Queste le ha prese mio marito stamattina. Guardate questa come sta. Questa non è una vongola, ma è una roba che si mangia. Io non le mangio, però. Vabbè, comunque, sciacquate bene più volte le vongole con acqua e sale. E pulite le code di gambero. Adesso vi faccio vedere come faccio io. Allora, praticamente con una forchetta fate questa cosa qua. Prendete la coda di gambero, la infilzate, tirate un pochino e aprite il gambero, lo sgusciate. In questo modo è un pochino più semplice. E io gli tolgo anche il budellino e andate avanti così fino a finire tutti i gamberi. Adesso lavate bene i pomodorini e li fate a piccoli pezzi, 4 pezzi, 8 pezzi, come preferite voi. Ecco qua, quelli piccolini a metà, quelli un po' più grandi, 4 spicchi, come volete. Ora, organizzatevi con due padelle, una grande e una un po' più piccola in base alla quantità delle vongole. Lo spicchio d'aglio, metà e metà, e un goccio d'olio qui e un goccio d'olio qui. A questo punto accendete entrambi i fornelli. Nella padella piccola andrò a mettere le vongole ad aprirsi, nella padella grande comincerò la cottura dei pomodorini. Io, anche se è pesce, ci metto anche un paio di foglie di basilico. Eccoci. L'aglio comincia a sfrigolare. Guardate, passo davanti. Vedete? Anche qui. Appena è a temperatura e comunque l'aglio comincia a profumare, mettiamo le vongole e mettiamo i pomodorini. Eccoci. E coprite. Qui stessa cosa. Abbassate la fiamma dei pomodorini. Aggiungete un pizzico di sale, poco, un pizzico di pepe, fate una girata e coprite anche qui. Sentite le vongole? Cominceranno ad aprirsi a breve. Nel frattempo metto anche nelle vongole un goccio di vino, poco poco, un pizzichino di pepe e lasciate aprire. A questo punto le vongole si sono aperte e le mettiamo da parte. Se volete proprio essere sicure, potreste filtrarle con una garzina, ma mio marito le ha sciacquate 270.000 volte, quindi la sabbia non c'è.
E potete anche aggiungere un po' di prezzemolo che ci sta bene. Io non ce l'ho e quindi non ce lo metto. Mettiamo una pentola con dell'acqua a bollire. Nel frattempo aumentiamo un po' la fiamma ai pomodorini in modo che si cuociano. Potete anche aggiungerci un goccino d'acqua se vedete che è un tipo di pomodoro che non ne rilascia molta. È andata avanti così. Quindi, quando i pomodori sono quasi praticamente cotti, mettiamo i gamberi e li facciamo diventare rosa, quindi cotti. Allora, una volta cotti i gamberi, andate a mettere anche le vongole con il loro sughetto, lasciate insaporire un attimo, non tirate troppo il sugo perché dopo comunque dobbiamo far andare un attimo, un minutino la pasta assieme, quindi già così va bene. Togliete lo spicchio d'aglio così non capita a nessuno. Il sughino è pronto. Nel frattempo l'acqua bolle e mettiamo il sale e buttiamo la pasta. Ho scelto i tagliolini freschi dell'Eurospin. Ok, i tagliolini sono cotti, sono andati un minuto meno rispetto ai tempi di cottura. Adesso li scolo. Praticamente ho fatto il condimento per 4 persone e la pasta per 2, ma farà da primo e da secondo. Ecco, andate a mettere la pasta. Ok. E la lasciate andare un minuto. Aspettate che riaccendo un attimo il fornello. Ok, la lasciate andare un minuto in modo che assorba il sughetto. Con questo primo farete un figurone con i vostri familiari o i vostri ospiti. È semplice da fare, l'ho fatto io, quindi è semplice. E diciamo anche abbastanza economico se i vostri bambini o vostro marito va a prendere le vongole al mare. Vedete? Sì, ecco, i gamberi sono costati circa 2,50 euro, erano, non so, un 3 etti più o meno, pomodorini e i tagliolini. E buon appetito da Fina in cucina e non solo. Ciao!